Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria, ma vuoi vedere che questo mi fa uscire pazzo, eh? E voi così mi avete detto? Ecco, vabbè, così, quasi così. Sono calata. Eh sì, sei calata. E che cosa dovevo dire? Voi mi dite sempre che non gridare, in vero non si grida. Disciplina, la prima cosa. Ma io Shakespeare lo volevo fare in un altro modo. E a prendere il cestino. Così pazzo. 10 minuti. Me ne metto un altro po' di roba. Sbrigarsi, 10 minuti. Bravo lì, fra 10 minuti andiamo in scena. E fa Andrezza, ma provo ancora a scendere la pazzia. Io sono pronta. E ricordati che questa è la scena la più commovente. Sì. Amleto ha ucciso tuo padre e tu per loro sei asciuta pazza. E vieni avanti e t'hanno in rosa così lì. Amleto, perché mi hai fatto questa fidanzia? Perché me l'hai fatta? Perché mi hai acceso a chilo bello, papà mio? Perché? Va, attacca, su. Amleto. Perché me l'hai fatta? Chi sta brutta fedenzia? Perché me l'hai accisa? Chi le belle papà mia? Ma perché? Ma che stai dicendo? Che dici? Dico quello che avete detto voi. Ma io l'ho detto per farti capire l'atteggiamento che devi prendere. Ebbene sì. Io sono il direttore e dico quello che voglio io. Tu ti devi attenere al testo. Non rispondere. Guitta! Te la faccio ripetere 100 volte la scena, saponare. Da dove devo ricominciare? Ah, è morto. Ah, isse è morto, va bene. Isse è morto. Isse è morto. Isse è morto. E mai più ritornerà. Isse è morto, se ne è chiuso, se ne è chiuso, se ne è chiuso. Mai più ritornerà. Che c'è? Che c'è? Cavaliere, ma questa non doveva essere la scena più commovente? Certo, la più commovente. Mm. Ah, è quello il signor delegato, un uomo di spirito. Sì, ma non deve ridere, su un capolavoro immortale. Senti, vieni qua. Cavaliere,